In questa terza parte del videocorso andremo a vedere come richiedere i visti su fatture e altra documentazione export, oppure come richiedere una copia di un certificato di origine già emesso in precedenza. Come abbiamo già visto nel videocorso precedente, dopo aver inserito numero di REA o codice fiscale dell'impresa, selezionare il tipo di pratica. In questo caso, selezionare richiesta visti, autorizzazioni, copia certificato e cliccare su avvia compilazione. Inserire il nome e il cognome del richiedente. Nel caso di richiesta copia certificato, indicare nel campo note richiesta il numero del certificato di origine per il quale si richiede la copia. Cliccando su continua viene scaricato il modello base da firmare. Cliccando nuovamente su continua si prepara la pratica. Cliccando su nuovo modello si procede alla creazione di una nuova pratica. Selezionare il tipo di pratica che si sta inviando. Selezionare alla voce sportello di destinazione Camera di Commercio di Torino. Allegare il file del modello base firmato digitalmente e cliccare su avvia creazione. Cliccare su allega per allegare i documenti da vistare. Nel caso di richiesta di copia del certificato di origine, allegare la copia scansionata dell'originale in formato PDF. Scegliere il tipo di documento che si allega. Nel caso di copia di certificato, scegliere CER certificato per consentire al sistema di impostare il corretto importo. Compilare la tabella dei diritti di segreteria e cliccare su conferma invia. La Camera di Commercio di Torino non ha istituito il servizio di invio postale di documenti, ma l'impresa può inviare a suo carico un corriere per il ritiro. In questa pagina è possibile verificare che la pratica è stata inviata con successo e conoscere il codice pratica assegnato. Concluso l'invio della pratica, sia che si tratti di una richiesta di certificati di origine che di una richiesta visti, autentiche o copie certificati, il sistema informativo esegue i controlli formali, protocolla la pratica e notifica via mail lo stato di avanzamento. Andando nella sezione pratiche inviate, è possibile verificare lo stato istruttoria. Incarico all'ufficio competente vuol dire che la pratica è disponibile alla Camera di Commercio per iniziare l'istruttoria. In istruttoria vuol dire che la Camera di Commercio ha iniziato ad elaborare la pratica. Certificato disponibile vuol dire che il certificato risulta stampato. Chiusa con esito positivo vuol dire che la pratica è pronta per il ritiro. Respinta non è possibile emettere il certificato di origine richiesto. Richiesta rettifica. La Camera di Commercio ha richiesto delle rettifiche sulla pratica, specificando il motivo nel campo annotazioni sportello. L'utente può riprendere a lavorare la pratica cliccando sul codice pratica nella lista del menu da rettificare. Rettifica trasmessa. Quando la pratica è stata rinviata alla Camera di Commercio dopo essere stata rettificata. Annullata. Quando la pratica è stata volutamente annullata dall'utente. Per avere ulteriori informazioni potete rivolgervi al settore documenti estero della Camera di Commercio di Torino al numero 011 57 16 377 oppure all'indirizzo mail documenti.estero@to.camcom.it. Se invece avete bisogno di assistenza, è possibile chiamare il contact center a pagamento al numero 199 50 20 10 oppure compilare il modulo di richiesta assistenza sul sito www.registroimprese.it/contact center o ancora per gli utenti registrati sempre attraverso il sito con assistenza via web direttamente con un operatore.